Viserba, ribattezzata dal sindaco Gnassi Terra delle Acque, ospiterà sabato 25 maggio la prima edizione della Festa delle Acque, un evento che ha lo scopo di salutare l'arrivo dell'estate, ma soprattutto creare un'occasione di incontro tra generazioni diverse all'insegna del divertimento e dell'identità del territorio di Rimini Nord. Viserba accoglierà quella che è già stata ribattezzata la Notte Azzurra. Nell'occasione saranno presentati alcuni progetti contenuti nel Master Plan di Rimini che prevedono una nuova vivibilità per Rimini Nord. L'idea è di trasformare Viserba attraverso un'idea forte, Viserba terra delle acque, lì c'è il vecchio porto di mare, il Surcion, la Sacramora, cioè dagli elementi identitari di quel luogo una riqualificazione urbana, parcheggi di attestamento sopra la ferrovia, vialetti riqualificati dalla ferrovia fino ai lungomari che possono essere liberati dalle lamiere e dalle auto. Questo pezzo di città che è Viserba non si senta più frazione, frazione vuol dire è una cosa brutta, frazione è divisione, frazione di vuol dire meno di qualcos'altro. Allora ci sarà Viserba, Rimini, terra delle acque. A partire dalle 20, da via Polazzi fino a via Roma, si incontreranno DJ set, concerti dal vivo, arte e teatro, stand gastronomici proposti dalle varie realtà associative, dai comitati, dai ragazzi dei licei del polo scolastico e dai talenti di Viserba che interagiscono nell'allestimento della kermesse. Filo conduttore la peculiarità che contraddistingue questa zona di Rimini, la ricchezza delle acque sorgive, è infatti qui che sgorga la fonte Sacramora. È una festa in cui ci sono due unici obblighi. Il primo è di portare un non viserbese a quella festa per fargli vedere come è cambiata Rimini Nord nell'approccio e in quello che vuole essere, e poi l'obbligatorietà di avere qualcosa di azzurro addosso come abbigliamento. Finiamo con quello che è la sfida, che è la rappresentazione di Viserba com'era, com'è oggi, con le sue potenzialità ma anche difficoltà, alla volontà di Viserba come sarà. Sette progetti di edilizia sostenibile e di riqualificazione che va dal lungomare ai nuovi parcheggi, alla nuova piazza di Viserba, per pensare quella che è una realtà che fa 16.000 persone e che con Rimini Nord comporrebbe quello che è potenzialmente il secondo comune della provincia.